Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Tractor Vlog. Io sono Giuliano e oggi, siamo a bordo di un nuovissimo trattore. Per l'esattezza, Valtra N175 allestimento Direct. Allora, partiamo subito perché lo so che siete curiosi. Per farvi capire un po' la postazione di guida e la cabina, mi metto subito la GoPro in testa. Oggi, ragazzi, dobbiamo irrigare perché le coltivazioni hanno tanta sete. Fa un caldo davvero impressionante dall'inizio di maggio ormai, e quindi qua c'è da irrigare a più non posso e c'è anche carenza idrica, però questa è un'altra storia che vi racconterò in situazioni in campo e che stiamo ben vivendo tutti. Non so quando uscirà questo video, non so se sarà il primo, diciamo, delle prove che mi aspetteranno con questo Valtra. In ogni caso oggi testiamo la PTO, la presa di forza, consumi, sottocarico, la pompa è una pompa da 150 cavalli di assorbimento e lui è un 4 cilindri 5000 da 200 cavalli, diciamo che non è impegnato del tutto, però sicuramente ha da lavorare un po', sarà un carico motore del 60-70%. Allora, irrigazione soia di primo raccolto, perché utilizzo questa pompa, per chi non lo sapesse già, perché dove non arriva il rotolone, perché manca qualche angolo vicino alle capezzagne e così via, vado, diciamo, a finire il campo alla perfezione con la pompa attaccata al trattore. Ok, guardate qua ragazzi, cambio su questa macchina, dato che in allestimento Direct appunto è un Direct CVT, quindi un cambio a variazione continua, lo si può utilizzare sia col pedale e freno oppure con questa cloche andando avanti e indietro, inversore sulla sinistra e anche qua a pollice sulla cloche. Per chi mi segue su Instagram sa già molte cose, perché su Instagram do sempre tante anticipazioni. Ho trainato per svariati giorni il mio rotolone e ragazzi, sono rimasto veramente stupito sia dall'agilità, guardate qua l'angolo di sterzo, è impressionante, sia per la comodità appunto in trasporto del pedale, che è, ragazzi, meglio di una macchina col cambio automatico, veramente si riesce a dosare con una perfezione veramente notevole, quindi da questo punto di vista mi è piaciuto tanto. Scusate però ragazzi, mentre parlo di queste cose sto anche manovrando qua, pescante tutto. Ok, ci mettiamo qui, anche se bagniamo un po' il vicino e le piante, non c'è nessun problema, anzi sicuramente gioveranno entrambi. Ok, ci mettiamo qui, mettiamo l'inversore appunto come potete vedere indietro o avanti, oppure la posizione di parcheggio con freni ad aria, appunto questa macchina è munita di freni ad aria. Giù il sollevatore, adesso mi tolgo la GoPro dalla testa per far vedere un po' i comandi. Allora, ci sono questi tastini per comandare il sollevatore e poi c'è anche il tasto su tutto o giù tutto direttamente dalla cloche, facilmente raggiungibili con il pollice. Allora, qui diciamo è un utilizzo più da campo, siete con un estirpatore, con qualsiasi attrezzo portato, mandate su tutto per fare la manovra e giù tutto per ripartire. Qua con questa pompa io sono più comodo con i tastini, appunto vedete che va giù. Lì mi sono impostato un sacco di controlli, temperatura, altezza sollevatore, percentuale varie, velocità, sul nuovissimo display a montante che solo i Valtra di quinta generazione hanno. In teoria ragazzi, lo so che probabilmente dalla ripresa vedrete tutti gli schermi palpitare o lampeggiare, però non posso farci niente perché non riesco a trovare la frequenza di registrazione corretta per questi schermi. Bisognerebbe mettere le GoPro in impostazione manuale, bloccata,
e però appena mi giro verso il sole o verso la pompa dovrei continuare a cambiare manualmente tutti i parametri del sensore di immagine della telecamera ogni volta. Quindi ragazzi, vi posso garantire che dal vivo non lampeggia così, vedete che anche se ci avviciniamo è più contenuto questo difetto della videocamera. Mettiamo il sollevatore a un'altezza corretta, ok, qua così può andare bene, e poi appunto dobbiamo calare il pescante o comunque muovere la coda, vedete? Io ho impostato tutto su questa cloche che si utilizza sia per il caricatore frontale, per il sollevatore anteriore, oppure è totalmente, ragazzi, programmabile da computer, vedete? Andate appunto a cliccare sulla cloche, gli dite che distributore volete comandare e il gioco è fatto, veramente molto molto semplice. Magari vi faccio vedere tutto, così là in fondo vedete anche che sto comandando la coda mentre muovo qua la cloche, qua calo il pescante, così vedete che sto tirando indietro. A pollice si può anche aumentare momentaneamente la portata del distributore qua sopra con il pollice, e appunto il gioco è fatto. Adesso ragazzi vado a regolare l'apertura del getto, non ve lo faccio vedere perché ve l'ho fatto vedere un sacco di volte in questo video, voglio parlarvi del trattore e dei test fatti perché ho già fatto più di 20 ore di irrigazione con questo trattore. Vi lascio qua il video in alto a destra dove vi spiego in maniera dettagliata tutte le regolazioni, come si fanno e il tipo di pompa e così via. In ogni caso in descrizione trovate sempre un sacco di informazioni. Già che sono fuori vi faccio vedere che ci sono tutti i comandi esterni. Questi due sono per alzare o abbassare il sollevatore, questo per avviare o spegnere la presa di forza. Con questi invece si comanda il distributore 1, che in questo caso l'1 per comodità è impostato sul terzo punto idraulico che io adesso uso per mettere in piano la PTO. Ok, regolo il getto da questi due fermi che sono qua sotto. Ok, possiamo partire, dobbiamo irrigare sia da questa parte che da quell'altra. La cabina, ragazzi, è super insonorizzata, provate a sentire. Che pace! E possiamo avviare la nostra PTO. Come si può fare? Allora, si tiene premuto il tasto all'indietro per avviarla e con un colpo in avanti si spegne. Azionamento elettromeccanico super semplice. Dopo potete regolarvi i giri manualmente con l'acceleratore manuale oppure impostare delle memorie motore come ho fatto io. Con questa pompa, con questo carico, 2000 giri motore corrispondono a 1000, 1010, 1020 giri di presa di forza, perché sì, questa pompa è una 1000 giri. Vi cerco di far vedere come al solito tutto. Questo qua è il tasto che vi ho detto prima, tengo premuto indietro, si avvia il getto come potete vedere, e poi questo tastino qua, memoria motore 2, e lui va a 2000 giri. Scusate ovviamente, avrete visto prima i vetri molto sporchi, ma d'altronde un po' di polvere, di acqua, di irrigazione quando si deposita sui vetri fa subito calcare, e per i prossimi video dovrò ovviamente lavarlo perché non si vede quasi più niente. Dopo ovviamente vi metterò delle riprese dall'esterno per farvi vedere pompa e trattore al lavoro, parleremo di consumi di questa macchina e di tutte le impostazioni della PTO, ma prima ci tengo a ringraziare la concessionaria Valtra Paglialino con sede a Marcaria di Mantova, ma ovviamente opera in un'ampia zona circostante, e Valtra. Ringrazio appunto Valtra e la concessionaria Paglialino perché hanno deciso di credere nel progetto The Italian Farmer e permettermi di fare i The Italian
farmer test su questa macchina, su questo Valtra N175, e ovviamente per i meno attenti di prova si sta parlando, di The Italian Farmer Test si sta parlando, perché non l'ho comprato, sia molto chiaro, perché mi chiedete sempre ma l'hai comprato? Ragazzi, The Italian Farmer Test, la serie di recensioni sul mio canale YouTube e sui miei social Instagram, che vi lascio in descrizione per non perdervi tutte delle piccole, diciamo, cose in più che sto facendo vedere in questo periodo su questo trattore. Ovviamente, ragazzi, non ci limiteremo a testare questa macchina solo con la pompa per l'irrigazione e per il trasporto del rotolone, ci mancherebbe. E non vi anticipo nulla, ma rimanete sintonizzati qua sul canale, vedrete altre prove in cui lo metteremo sotto torchio. Qualcuno di voi ha già visto qualcosa appunto su Instagram, però non ha visto benissimo. Non vi anticipo niente, ragazzi, nelle prossime settimane vedrete tutto. Dato che sta arrivando un po' di polverina di acqua sui vetri e nei prossimi video non avrò più occasione di farvi vedere i tergicristallo, ve li faccio vedere adesso, e soprattutto anche l'impianto lavavetri, che è veramente bellissimo. Intanto la spazzola anteriore rientra quasi nel cofano ed è quasi scomparsa lì in basso, che non va a compromettere l'ottima visibilità. Però, ragazzi, guardate l'impianto lavavetri, vedete che sta facendo un cono di prodotto appunto lavavetri. Perché questo? Perché hanno posizionato gli ugelli, vedete che fa tutto il vetro, hanno posizionato gli ugelli sopra l'asta, e il che è fantastico perché spruzza sia davanti che dietro all'asta, e quindi il prodotto viene distribuito ed è un lavavetri che serve a qualcosa. Stessa cosa su, guardate qui, il lavavetri laterale, appunto, che si può azionare, vedete qua, che è una figata, che, ragazzi, è veramente molto utile, perché soprattutto in quelle condizioni sfortunate in cui siete in campo con la polvere, vengono giù 2-3 gocce e tutta la polvere, la terra si incolla e non si vede più niente, il tergicristallo laterale è veramente fantastico. Stessa cosa appunto posteriore, che spruzza, vedete, a 4, e lava il vetro alla perfezione. Veramente una chicca interessante. Qua col pedale si alza lo sterzo, la colonna, questo tasto qua sotto serve per regolare in profondità lo sterzo, e appunto col pedale si alza e si abbassa. Infine, prima di parlarvi di consumi e farvi vedere il display settando la telecamera in maniera adeguata, vi faccio vedere le finiture qua in cabina. Sedile del passeggero e del conducente totalmente in pelle, ragazzi, veramente comodissimo, regolazioni in base a peso e comodità veramente infinite, è ammortizzato alto, basso, destra, sinistra, veramente a 360 gradi, poggia testa regolabile che si può abbattere del tutto, entrambi i braccioli si possono alzare, il sedile ruota a 360 gradi, perché su questo trattore è montato il twin track di Valtra, ovvero la guida retroversa, per farla breve. Lì vedete il tappetino, ma anche la plancia in tinta con quello che è il colore esterno del trattore, veramente bellissimo, questo arancio bruciato. Anche il volante è in pelle, concludendo sulla plancia qua il poggia gomito, il poggia braccio, il poggia gomito è in alcantara, veramente, ragazzi, materiale fantastico, perché non si suda, ha il giusto grip, è facile da pulire,
veramente ottimo. Qua c'è la bandiera della Finlandia, appunto, perché i finlandesi sono orgogliosi della macchina che hanno costruito. Poi ci sono tutte delle chicche, tipo lo schienale del sedile del passeggero che si abbatte con questo fermabolle per chi fa i trasporti, il posacenere per i fumatori come mio padre, ma su questa macchina in prova non si sta neanche azzardando a salire con una sigaretta, perché sennò gli dico su, come si suol dire. Porta oggetti ovunque, veramente fondi, vedete qua, questa è la borsa del drone, porta bottiglie, tutti i portaoggetti hanno questa linguetta e il fondo in gomma è sfoderabile. Anche qua altri portaoggetti. Qui abbiamo un ulteriore portaoggetti, sempre con i suoi scomparti, vedete, sfoderabili per il lavaggio, con due prese USB per la ricarica, appunto ci buttate dentro il telefono con un cavetto qualsiasi roba e ricaricate. Specchi per guardarsi, per sistemarsi prima di fare i video. Qua questo serve per quando si apre il portellone, si può orientare verso il basso e guardare il gancio traino, perché essendo una macchina grossa si fa un po' fatica a vedere il gancio traino e i bracci. Questo qui è un altro specchio retrovisore per quando si ha la guida retroversa. Qua c'è un piccolo display sempre per la guida retroversa, ma quando è in guida diciamo normale anteriore ci fornisce delle informazioni tipo i giri della PTO, la temperatura esterna, il livello dell'urea. Qua abbiamo varie prese isobus, non isobus, i 12 volt, 25 ampere, e così via, oppure 12 volt, 10 ampere, altre prese USB, il portatelefono, ragazzi, ormai nel 2022 non più così scontato. Qua sotto il gomito c'è un pozzettino per inserire, diciamo, minuteria, chiavi, il telefono e così via. Sì, perché ci sta il telefono anche qua sotto, vedete? Radio, aria condizionata, riscaldamento, regolazione auto oppure regolazione manuale delle ventole, tutte le ventole dedicate a vetri e lunotto per spannarli. E poi ci sono un sacco di bocchette totalmente regolabili sul tetto, ragazzi, cosa molto importante. Ultimamente sui trattori si sta perdendo questa cosa utilissima, a mio parere, delle bocchette sul tetto, ma per una questione non di gusto ma fisica, ovvero che l'aria fredda dell'aria condizionata va sempre verso il basso, perché il freddo va verso il basso, e quindi diciamo che le bocchette poste sul tetto raffreddano tutta la colonna d'aria, diciamo, all'interno della cabina. Invece ultimamente tanti costruttori le mettono solo sul tunnel centrale, il che è un grandissimo peccato. Per chiudere su questa parte delle finiture in cabina, poi avremo modo di vederlo con i prossimi video, vi faccio vedere questa suite in rilievo sulla pelle, ovvero Valtra Unlimited, nonché in questo caso allestimento estetico del trattore, che prevede appunto tappetino con finitura in tinta, sedili in pelle. Però che cos'è Valtra Unlimited? Non è altro, ragazzi, che uno studio all'interno di Valtra che realizza tutte quelle che sono le richieste un po' più specifiche come personalizzazione, sia estetica ma anche tecnica. Per esempio, non so, uno vuole il trattore con la griglia forestale, oppure vuole il cerchione di un colore diverso, insomma, Valtra Unlimited fa tutto questo. Quindi diciamo che Valtra è uno dei pochi produttori che mette a disposizione del cliente una serie di personalizzazioni, appunto, fin dalla fabbricazione del trattore. Di solito si è abituati a personalizzare il trattore diciamo per altre vie dopo averlo acquistato, invece Valtra lo permette già dall'origine con questo studio Valtra Unlimited dedicato a questa cosa. Ecco, ragazzi, vi faccio vedere i display senza tremolii. Lo so che dietro sarà molto illuminato, ma purtroppo bisogna impostare così la GoPro per farvi vedere il display in maniera buona. Qua intanto, già che ci siamo, vi faccio vedere il display, appunto, a montante, gradi, temperature, livelli, velocità, le spie, tutte le informazioni sul cambio, quindi in che gamma siamo, in che posizione ci troviamo, altri livelli e altre, diciamo, impostazioni e controlli. Questo display non è touch, però c'è appunto un tasto qua sul vicino allo sterzo per navigare e cambiare i menu. Vedete qua, ragazzi,
in maniera molto veloce per chiudere il video vi faccio vedere il display. Qua vedete il trattore frontalmente, invece prendo questo tasto lo vedete al posteriore, il che è molto molto interessante, è molto intuitivo, perché volete andare a gestire le impostazioni del motore? Bene, premete sull'icona del motore che è posizionata dove c'è il motore. Volete regolare il cambio? È impostata qua al centro e vedete l'icona delle rotelline. Volete andare al PTO posteriore, come appunto vi voglio far vedere adesso, girate il trattore e andate qua al posteriore sulla PTO. PTO che, ragazzi, qua ci sono un sacco di riflessi, ma vi giuro che ci saranno altri video per vedere questo in maniera più dettagliata. PTO 540, 540 Eco non è altro che sempre lo stesso numero di giri, ma cercando di mantenere il trattore più basso di giri possibile. La 1000, la velocità di innesto, meno male che è calato un po' il sole che così si vede tutto meglio, la velocità di innesto della PTO, lo sgancio automatico della PTO quando si va a intervenire sul sollevatore per sicurezza, il cruise e questo è tutto. Ragazzi, fermiamoci qua, sennò il video diventa lunghissimo e vi giuro, ci saranno altri video di test in campo, altri tractor vlog e poi la recensione finale dopo tante ore di esperienza. Sono già più di 40 ore di lavoro con questo trattore, ma ne devo fare altre e poi ci sarà la recensione. Uscirà tutto nel giro circa di un mese e mezzo massimo, ma se riesco faccio uscire tutto super velocemente. Visto il display, come promesso vi parlo di consumi in questa lavorazione, ovvero pompa che assorbe 150 cavalli, ha un ugello, un boccaglio, chiamatelo come volete, con un diametro di 42 mm, il trattore è in posizione stazionaria con una temperatura esterna di 32 gradi, aria condizionata accesa impostata su 23 gradi in cabina, perché sì, anche il condizionatore incide sui consumi. Allora, il consumo per ora in questa lavorazione è di 14 litri ora. E non sto guardando dal display che ne sta segnando 25 il consumo istantaneo, ma ho fatto la prova ovviamente con la pistola, il contalitri professionale della cisterna. Si fa il pieno, si fotografa la posizione della pistola appunto per vedere quanto è stata inserita, perché c'è il sistema di blocco, si fanno 2, 3, 4, 1 ora, si torna a casa, si fa il pieno e in base a quello che va dentro si riescono a sapere i litri. Per ora, appunto, 14 litri ora di consumo. Ditemi un po' la vostra riguardo questo argomento qua nei commenti. Ovvio che parleremo in maniera più dettagliata dei consumi nella recensione completa che uscirà dopo tutti i video in campo. Detto questo, direi che è giunto il momento di chiudere il video, perché sarà già durato tantissimo, ma era doveroso, anzi non abbiamo detto neanche la metà, ma vi ripeto, avremo modo di farlo. Insomma, lasciate un like per farmi sapere se questo video vi è piaciuto ed è stato interessante. Fatemi sapere la vostra su questa macchina con un commento. Niente, ragazzi, noi ci vediamo con tanti nuovi video molto molto presto. Ciao ragazzi.